Dalla presentazione dei palinsesti Rai 2024-2025 emerge che Stefano De Martino avrà un ruolo di primo piano spostandosi da Rai 2 a Rai 1. 2 anni fa De Martino è arrivato sulla seconda rete insieme a colleghi come Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani e Fiorello per contribuire a una rivoluzione aziendale. Ora, con la conferma dell'amministratore delegato Sergio Rossi, De Martino succederà ad Amadeus alla guida di importanti programmi su Rai 1. In particolare, De Martino sarà il nuovo conduttore di Affari Tuoi. Inoltre, c'è la possibilità che il Festival di Sanremo 2027 possa essere affidato a lui, come ha dichiarato l'AD Roberto Sergio, che ha aperto alla possibilità di coinvolgerlo a partire dal terzo anno. Questa prospettiva indica una Rai proiettata verso il futuro con De Martino come figura centrale. Tuttavia la sua ascesa è stata accompagnata da speculazioni politiche smentite dallo stesso De Martino. Intervistato da ADN Cronos durante la serata dedicata alla pubblicità, ha dichiarato di non avere legami politici e di essere entrato in Rai grazie a Carlo Freccero. Il successo del suo programma Stasera Tutto è possibile ha dimostrato che il pubblico è la sua vera forza, sperando che lo segua anche nelle nuove avventure. Oltre a De Martino, altri volti noti come Cattelan e Marcuzzi sembrano avere un futuro incerto, con Cattelan in attesa di nuovi progetti e Marcuzzi confermata solo come giurata di Tale Quale Show 2024. Francesca Fagnani invece continuerà con Belve su Rai 2, mentre Fiorello ha deciso di prendersi una pausa fino al 2025. In questo contesto, De Martino emerge come la scommessa vincente della Rai.